Good morning Juventus. Nel mondo del calcio, quello che dice la verità ha il naso lungo come Pinocchio. Questa cosa già la percepivo da fuori quando non facevo lo youtuber. Da quando faccio lo youtuber e ho incominciato ad avere conoscenze vicino al mondo Juve, tra giornalisti, procuratori e anche qualcun altro, mi sono reso conto che tutto ciò che viene dichiarato davanti alle telecamere, ovvero quando vengono intervistati dei giornalisti, sono balle. Balle, balle, balle. Perché me ne sono accorto? Me ne sono accorto perché spesso mi arrivano informazioni che mi dicono: non c'è lo spogliatoio spaccato in due, i giocatori non seguono più l'allenatore, quel tal dirigente non vuole più l'allenatore, l'allenatore non va d'accordo. Poi quando li vedi davanti ai microfoni dicono: no, noi siamo dalla parte del tecnico, ah, noi seguiamo quello che ci dice il nostro allenatore, l'allenatore dice che si rimette alla situazione che fa la proprietà perché io sono un aziendalista. Insomma, in poche parole, è rottura fra Calvo e Allegri e questa è la più bella notizia che questa mattina vi posso dare. Calvo non ne può più di Allegri, non lo può vedere. Calvo, che non è proprio uno scemo, sono contento di avergli dato un bel voto nelle pagelle della stagione che non so se avete visto ieri mattina. Ha capito che con Allegri non andiamo da nessuna parte, quindi sta spingendo, questo non vuol dire che ci riuscirà, quindi sta spingendo con Elkan e con Ferrero e con Scanavino perché venga esonerato. Ovvio che Calvo non ha potere d'acquisto, Calvo non può metterci lui i soldi che devono essere dati ad Allegri in caso di esonero e quindi la manovra di Calvo sarà difficoltosa. Calvo vuole lavorare con Giuntoli e Calvo e Giuntoli vogliono lavorare con un allenatore che porti gioco, porti speranze alla Juventus. Allegri fa dichiarazioni imbarazzanti, dichiara che lui non c'entra niente col mercato e non è vero perché vuole metterci sempre lo zampino lui perché i cessi che sono arrivati nell'ultima stagione li ha voluti lui. Faccio un esempio senza girarci intorno. Chi l'ha voluto Leandro Paredes? Non certo io, non certo Cherubini. È stato Allegri che ha detto vammi a prendere Paredes per poi non farlo giocare. Può anche darsi che Paredes sia diventato lavativo nella Juventus perché si rendeva conto che l'allenatore non lo vedeva di buon occhio. Ci può stare. Se tu lavori in un'azienda e il capo o il padrone o il tuo responsabile ti tratta male o non ti considera, poi è ovvio che tu la mattina quando ti svegli e vai a lavorare non hai lo spirito e l'energia giusta per rendere al massimo. Se invece sai che sei tenuto in buona considerazione e sei considerato uno stimato, è chiaro che tu metti tutto te stesso nelle cose che fai. Ecco che la spaccatura fra Calvo e Allegri è quell'insenatura in cui noi tifosi, come un cuneo, ci dobbiamo inserire per far sì che questa roccia ipotetica, metaforica, si spezzi in due e possa in qualche modo la parte dove c'è Allegri andarsene al Gabbione, a Livorno, insomma, fuori dalle balle per capirci, perché la Juve va ricostruita e non si ricostruisce una Juve a pezzi con un imbecille in panchina che spara cazzate, che non sa allenare, che non capisce una mazza di calcio. Silvio Berlusconi, che è stato un grande uomo d'impresa e un discreto competente di calcio, quando esonerò Allegri dopo la disfatta di Sassuolo, quando perse 4-3, che lo esonerò a metà stagione, disse: questo è il capisce un cazzo di calcio, un mezzo milanese che io non conosco, questo non capisce un cazzo di calcio. Pensate che lui aveva un Milan con Thiago Silva, con Ibrahimovic, con Nesta, con Kakà, con Shevchenko, con Pirlo, con Seedorf, aveva una squadra così ed è riuscito a perdere lo scudetto con l'aiuto di Conte che aveva Estigarribia, Giaccherini, Matri, Quagliarella, Vucinic, ok? E Bonucci, Chiellini e Barzagli che venivano da una stagione tremenda, disastrosa l'anno precedente con Del Neri. Quindi vuol dire che questo allenatore non ha delle grandi doti. È stato molto fortunato, molto fortunato. Molti milanisti con cui io parlo spesso, perché ho molti amici milanisti, tra cui il mio caro amico Luca lo Zoccolo d'Oro, che vi consiglio di seguire se non lo conoscete sul suo canale milanista. Sostengono che la squadra che Sacchi aveva, che vinse due Champions League, la poteva allenare anche lui, la potevo allenare anch'io, perché se tu hai Van Basten, Rijkaard, Gullit, Tassotti, Maldini, Baresi, cioè, come fai ad avere dei problemi? Come fai ad avere dei problemi? Non li puoi avere. Allegri ha avuto uno dei centrocampi più forti d'Europa, Piero Pogba Vidal con riserva Marchisio, la BBC con Buffon in porta, ha avuto Lichtsteiner come terzino destro che era uno dei migliori in Europa, il trenino svizzero, lo ricorderete. Avanti ha avuto Tevez, ha avuto il primo Morata che era nettamente migliore dell'ultimo Morata, ha avuto Higuaín, ha avuto Dybala, ha avuto Ronaldo. Eppure, è riuscito a farsi buttare fuori dalla Champions League e a fare due finali facendo delle figure grame. Quindi, Calvo, io sono il tuo primo fan. Ti prego, fai di tutto
per mandar via questo pseudo allenatore dalla panchina della Juve, perché se Allegri verrà mandato via, io ve lo dico, ci metto la faccia, in prima persona, non mi vergogno a dirlo, se Allegri viene mandato via, le nostre speranze di poter tornare a fare qualcosa di buono aumentano esponenzialmente. Questo non vuol dire che noi l'anno prossimo vinceremo pronti via lo scudetto con un altro allenatore, ma almeno ci metteremo chi va allo stadio seduti sulle poltroncine, chi davanti allo schermo TV a casa propria, ci potremmo divertire a vedere una Juve che cerca di vincere le partite. A noi basta questo, almeno a noi basta questo. Una Juve che cerca di vincere le partite. Conference League, va in Azerbaijan, va in Lettonia, va in Slovenia, perché si va lì all'inizio. Va in Olanda, va in Svizzera, va in dove cacchio ne avete voglia voi. Però deve andare non per fare 0-0, per non prendere gol, contro il Cinciumpan, contro il Bim Bum Bam e contro il Maccabi. Chiaro, cioè dobbiamo andare in campo per cercare di imporre il nostro gioco. Poi ti va male, perdi, però hai l'alibi dell'esserci messo la faccia, esserti impegnato, aver dato tutto te stesso. Ma quando tu vedi una Juve come quella degli ultimi due anni, che è nettamente inferiore a quella che abbiamo visto di Sarri e di Pirlo, che non era granché, perché non era granché nella, perché va detto, Paratici ha preso i più grossi bidoni in giro per l'Europa che c'erano, si è salvato Rabiot, ma in questa stagione, perché i primi tre anni, proprio quelli di Allegri, scusate, quelli di Sarri, Pirlo e il primo Allegri, Rabiot è stato imbarazzante. Quindi voglio dire, è vero, i giocatori non erano granché, ma Sarri qualcosa ha fatto vedere, Pirlo qualcosa ha fatto vedere, Allegri cosa ha fatto vedere? Niente, è riuscito ad indispettire i tifosi, perché adesso non ci sono più gli allegriani o gli anti-allegriani, ci sono gli haters di Allegri. Sapete cosa vuol dire? Cioè, una volta uno è anti-allegriano e dice a me non piace Allegri, l'allegriano che, come ribadisco, secondo me è rimbambito, dice a me piace Allegri, evidentemente gli piace prendere delle martellate sui maroni o gli piace che la moglie gli faccia le corna dalla mattina alla sera, perché uno che gli piace è uno schifo di questa Juventus, vuol dire che non capisce una mazza di calcio. Ma a parte quello, adesso ci sono gli odiatori di Allegri, gli haters, c'è gente che non lo sopporta più neanche fisicamente, gente che mi scrive nei commenti una marea, e io vi capisco perché sono dalla vostra parte adesso, che dicono ma che cazzate dice questo quando apre bocca, ma ci prende per il culo, non ha rispetto per i tifosi. Questo è uno che va rimosso non soltanto per demeriti sportivi, va rimosso anche per demeriti comportamentali. Questo è uno che non rappresenta noi juventini, questo è lì solo per lo stipendio, poi ti ride in faccia. Ti ride in faccia come ti dicesse io c'ho il contratto, che cazzo vuoi da me, io non me ne vado. Cioè questo qui fa del male alla Juventus, mettiamocelo bene in testa, questa è una Juve spaccata in due, e quando c'è un ambiente del genere l'unica soluzione, così come avviene nei matrimoni, così come avviene nelle amicizie, è finirla qui. Se un'amicizia non va, va interrotta, forever and ever, non ci si vede più, addio, fatti la tua vita, non mi rompere più i coglioni. Stesso discorso con un matrimonio o un fidanzamento, ha maggior ragione quando si tratta di un qualcosa che coinvolge milioni di persone, perché un matrimonio può coinvolgere il marito e la moglie, i figli eventualmente e i parenti, giusto? Un'amicizia può coinvolgere due persone più qualche amico sparuto che magari era dell'uno o dell'altro. La spaccatura tra Calvo e Allegri, ovvero in seno alla Juventus, coinvolge milioni di tifosi juventini. Ragazzi, quelli che tengono per Allegri ormai sono come le mosche bianche, quindi che se ne vadano fuori dalle balle insieme al loro tecnico di merda, fuori dai coglioni. Calvo, io sono dalla tua parte, tifo per te, mi raccomando, mandalo via. Good morning, Juventus.